Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su Horizon Forbidden West. Proseguiamo. Mi sono spostato qui per andare a fare la gara, ma qua, quanto pare, c'è una missione. Dov'è? Qui. Qui dietro. Chi è che ha bisogno? Lei. Tornerà presto. Riposa. Prenditene cura. È malata. Tu sei Aloy, vero? Vieni con me. Sì, ma prenditene cura, ma il tipo non l'ascoltava. Chissà, eh? Sono Atek, comando il clan delle paludi. La piccola Zella è stata avvelenata dalla strozzasangue. Da mesi inquina le nostre acque, privandoci di cibo e di acqua. Abbiamo convissuto al meglio possibile, ma di recente, senza spiegazione, è scomparsa da gran parte delle paludi. Eppure c'è un fiume che è ancora rosso, come una vena recisa di un cadavere. Qui l'acqua è ancora avvelenata. Sì, esatto. Ho mandato una squadra a cercare la fonte, guidata dalla madre di Zella. Non ha fatto ritorno. E Carro mi ha detto che al Kulrut hai scagliato parte del trono su Regalla. Lo hai salvato. Mi serve la tua forza. Insieme troveremo la mia squadra e l'origine del veleno. Sembri conoscere bene Carro. Prima che il mio capo era il mio comandante. A quei tempi eravamo soltanto dei giovani braccia nude. Lo ricordo come un guerriero senza scrupoli, pronto a distruggere ogni nemico del clan delle paludi. Ero con lui il giorno che ha preso il bosco. Stavo di guardia fuori mentre lui reclamava il trono. Era un conquistatore, ma è tornato con l'ambizione di porre fine alle continue faide che c'erano tra i clan. Grazie al messaggio di Faraday. Sì. La visione l'ha cambiato nel profondo dell'animo. Divenne il primo capo, signore dei Tenakt, e spinse tutti i clan a combattere le macchine invece che tra loro. Perché allora non sei un maresciallo, se lo conosci così bene? Ambivo alla carica, in effetti, ma voleva qualcuno di fiducia per il suo clan d'origine. Dover controllare i clan del cielo e del deserto è già abbastanza arduo. Ma l'ho guadagnato il titolo. Mi sono battuta come dettato dai riti. 5 giorni di sangue e ferite. All'ultimo tramonto ero rimasta io, il comandante. Sono trascorsi quasi 20 anni. La strozzasangue. Chiamate così l'alga rossa? Sì. Un paio d'anni fa era soltanto una striatura rossa nel fiume. Col tempo è cresciuta. Finché non ha avvelenato tutto quanto. Debilita chi beve l'acqua contaminata, uccide i pesci che mangiavamo. Ma di recente, inspiegabilmente, i fiumi sono guariti. Tutti eccetto uno. È per questo che la mia gente continua a stare male, indebolendo il clan. Ti aiuterò a cercare la squadra. Bene. Io sto partendo. Più resterà la strozza sangue, più la mia gente soffrirà. Seguiremo il fiume rosso. L'avrà fatto anche la squadra. Magari ha lasciato alcune tracce. Pronta? Sì, sì, andiamo. Sì, partiamo. Andiamo alla foce del fiume rosso. Sì, ma... cioè, prendere l'acqua da altre parti, magari... Cioè, temporaneamente... Per mesi la strozza sangue ha colpito sia i guerrieri più forti, sia i bambini più piccoli del clan. Quando gli altri fiumi sono guariti, sembrava che l'incubo fosse finito. Ma era una vana speranza. Atek, troveremo una soluzione. Dobbiamo. Ma che giro stai facendo, scusa? Ecco la foce del fiume.
Risaliremo il corso fino a trovare l'origine del veleno e, si spera, la squadra dispersa. Ti seguo, allora. Cioè, se tutti i fiumi sono adesso diventati normali ed è rimasto solo questo, perché l'acqua non la prendete dagli altri? Per non star male, non so, vabbè. Sarà... no, non è di qua. Il fiume è qui. Aspetta, seguiamo di qua. Una macchina abbattuta di recente. Analizzato. Razziatore. Aspetta. Frammenti. Sasso, vabbè. Non deve essere stato facile contro quelle macchine. E c'è del sangue. Esamina. Qualcuno è rimasto ferito in battaglia. La squadra è andata avanti. Su, risaliamo il fiume. Qualcuno combatte. La squadra sembra nei guai. Soldati Tenakt, ecco la squadra. Abbattiamo le macchine. Coda lesta. Ardente. Andiamo. Non lasciamo superti. Abbiamo rinforzi. Prendi, ma non si è congelato di poco. Questo era debole a cosa? All'acqua. Vabbè, giusto, essendo ardente, delle volte io me lo dimentico. Però. Guarda, guarda qui. Ok, è bagnato. Adesso è facilmente congelabile, però... ha pochissima vita, direi. Ok. Squadra, adunata. Cerca. Parla con Attecca. Ok. Aloy, bel lavoro. Attecca, non erano macchine normali. I ribelli le controllavano. Regalla, un altro veleno con cui fare i conti. Cos'è successo? Abbiamo seguito il corso del fiume fino a qui. E poi... abbiamo visto quello. Volevamo salire per poter indagare. Ma siamo stati attaccati dalle macchine quasi immediatamente. Stavano pattugliando la zona. Un mucchio di carcasse, un fiume avvelenato... e i ribelli di Regalla. Non è una coincidenza. Concordo. Riposa. Quando starai meglio, torna a Neraspina. La piccola Zella ti aspetta. Qui ce ne occuperemo io e Aloy. Sì, comandante. Se là ci sono ribelli, forse è una trappola. In un modo o nell'altro ce la caveremo. Sei con me? Iniziamo a salire. Al tuo segnale, Aloy. Scala la cascata. Qui si può?
non vedo. Là c'è. Vediamo. Non penso. Eh no, vedi, non si. Non prende, non prende. E ci sarà un punto. Qua magari. Perdi qua. Scommetto che ha un tintore. In qualche modo dovremo risalire le cascate. In mezzo alla strozza sangue. Facciamolo. Vai, non prende. Cioè non... Ah, qua. Forse qui. Qui l'acqua sa di marcio. Tu prova a conviverci. Ci lamentiamo, insomma. Ci sono molte macchine morte. Normalmente qui dovrebbe sgorgare acqua pulita. Invece c'è solo un rivolo avvelenato. Aloy! Sto bene. No. Scusa, vai più su, più su. Non va più su? No, qua torniamo indietro. Ah, dici di qua? Aspetta. Sentito? Sembra una macchina. Ma qua torniamo indietro, scusa. Ah, ci arrampichiamo di qui. Aspetta! Qui siamo esposte. Non ci ha viste. Su, allontanati. È un... cos'è, un rogartigli? Bene. Campo libero. Dobbiamo batterci contro quell'affare, vero? Probabile. Ci di ribelli la loro macchina. Le munizioni idriche mi torneranno utili. Debole contro ghiaccio, acqua. C'è pure un campione. Qui c'è guscio atroce. Soldati, non fatevi sfuggire macchine o palustri. Comodo dello sciaccare. C'è un bel po' di roba, eh. Ah, lì c'è uno con l'arma pesante, infatti. Guarda quello, anche quello. Anche quello ha l'arma pesante, mizzega. Tre così. Forse sono solo loro tre più la macchina. Sono comunque problematici. Quello. Ok, l'ho preso. Purtroppo questo è impossibile ucciderlo in un colpo solo. Ammazziamoli. Oh, l'ho preso. Quello è morto. E ci siamo. Poi c'è quello lì. Io rimango nascosto. No. Attenzione. No, sono andato proprio. Sono andato proprio verso la bomba. Cioè. Aspetta, dobbiamo essere elusivi. Guarda, 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 guarda. Mamma mia, non mi puoi aver visto. Infatti non mi ha visto. Non pensi che riuscirò a trovarti, vero? Ah, l'ho seccato. Vai, seccato. Sputa acido.
c'è quello lì. Bravo, guarda bene senza scudo. Però adesso si è messo a correre. Vai, gliel'ho tolto. Ah no, ok, sì. Gliel'ho tolto. Ah, va che ci sono altri... Ok. Nascondiamoci. Questo colpo è per te. Però hanno tutte e due l'elmo, sì. Visto lei. Ok. E il campione è andato. Molto bene. E tutte... Oddio. Bah, non mi abituerò mai. M'ha visto. Non m'ha visto. Questi hanno tutte e due l'elmo. Abbassate la guardia neanche per un secondo. Bene, cambiamo approccio. Ora sei mia. Ha visto, vabbè. Alle armi. No. Però sul braccio. Copriteci. Ok. Attenzione a Rogartigli. Oh, mi hanno bloccato. No. Spegniamolo un po', madonna. Ecco. Ok. Ma non nell'acqua. Munizioni per te. Ok. No. Aspetta. Si è riacceso. Mettiamolo lì. Che è bello. Ma lui è bello duro, questo qui. Oh, dove sono? Oddio. Aspetta. Madonna. La madonna. Un'arma. Cioè. Ah, bene, il tizio è morto, giustamente. Anche togliergli proprio il fuoco. Questo è il mio territorio. Strategia valida. Fermala! Oh, madonna! Ma da dove è uscita? Bisogno di aiuto! Occhi morirà! Vendetta! Non mi arrendo! Vuoi combattere? No, basta! Bordello! Aspetta, no? Senti. Un po' come è un po' stufato, Dai, dai. Oh, perfetto. Adesso non può più usarlo. Non vedo più nessuno.
Oh. Basta. Basta. Abbiamo tolto. Ah, beh, beh, tre quarti di vita è andata. Ah, e se usassi così, aspetta. No, non in acqua, non in acqua, non in acqua. No, no, no. Ok. E se usassi per provare. Attenzione. No, vai su, via, via di qua. No, ricarichiamoci queste. Le munizioni acide. Provare, eh. L'ho mancato. Quanto gli fa? Là? Perché l'acido corrode. Vedremo chi resterà in piedi. Un po', dai. Ok. Mancato. Ok. E dammi questo. Così okay. Vinceremo di sicuro. Usa queste munizioni, Aloy! Però un bel danno. Allora facciamo così. L'acido sta corrodendo. Piano piano. Sì, dai, continuiamo così. Posto. Quello era l'ultimo. I ribelli cosa combinavano qui? Scopriamolo. Guardiamo in giro. Mi sembra di aver visto qualcosa alla diga. Vado a controllare. Aspetta, io raccolgo risorse perché... beh, il rogue artigli è sempre bello problematico. Aspetta, qua. Ok. Sì, tessuti bobini non ho utilizzato, poi le guardo, ma comunque le armi che ho... No, aspetta. Le armi che ho sono tutte... Cioè, hanno tutti gli slot occupati. Cioè... Ah, va che c'era... Vabbè, arma... Ma tanto io se prendo un'arma pesante 99 volte su 10... Cioè, 9 volte su 10 finisce male, quindi... tanto vale che non la prendo. Roba 39 frammenti. Qua c'è un altro baule. Lo metto da parte per dopo. Un po' di piantine. Bene. Ho rifatto un po' la scorta. La cassa scorta è piccola. Ah, guarda. Iniziatore, apposito medio. Un bel po' di roba. Aspetta. Ok. Va bene, qui. Ok, dov'è? Qua. Esca per macchine. Un'esca per macchine? Spiega la loro presenza. Ma perché qui? Il mio focus potrebbe aiutare. Mm.
Ispezione il campo. Cannone razziatore. Serbatoio acqua gelida. Pigli. Qui i ribelli facevano qualcosa di grosso. Cercando in giro potremmo avere informazioni più precise. C'era dell'attrezzatura vicino alla cascata. Aspetta che qui... Ok, soldato ribelle. Attrezzatura vicino... Oh, questo è... Ok, aveva un bel lingotto. C'era dell'attrezzatura sulle rupi vicino alla cascata. Dove? Uscia atroce. Là? Ballista. Non c'era una ballista, vabbè. Non posso raggiungerti laggiù. Forse c'era altro vicino a quell'aggeggio. Quale aggeggio? Mi ricordo. Qui. Esamina ballista. Un colpo di questa causa gravi danni. Ce n'è una anche al bosco, nell'arena. Da usare contro le macchine. Averlo saputo prima. Magari. Aspetta, qui. Tornerà utile. Altra cassa, ce ne sono di casse. Qui forse. Qui. Un messaggio da uno dei figli di Prometeo. I ribelli se ne stavano andando, ma quando l'acqua è tornata normale sono rimasti a sorvegliare la diga. Non si sono fatti sfuggire l'occasione. Pergamena, un biglietto sgualcito con glifi Osera, scritti con mano ferma. Gunda, ti lascio questo biglietto nel caso non ci incrociassimo per strada. Io torno alla base. Abbiamo finito il collaudo del capo in anticipo. Ho ordinato di smantellare il campo, ma i Tenant hanno insistito per restare. Dicevano di avere un'altra missione. Due giorni fa all'improvviso l'acqua è tornata pulita. Non so dirti come né perché. La diga è l'unica cosa che impedisca alla melma rossa di inquinare il fiume a valle fino alla capitale del nemico. Ho detto ai Tenant che possono tenersi l'attrezzatura. Non ho intenzione di portarla giù per la montagna. Scommetto che gli servirà, se davvero intendono proteggere la diga dagli spazzini. Considera questa missione compiuta e fai subito rapporto alla base. Tieni giù il fuoco della forgia Bragduf. Ok. Cos'altro? Serbatoio d'acqua. Spero che il sapore sia buono quanto l'aspetto. Qui non c'è nulla. Forse qua? No. Qua mi sa che si esce dalla missione. Sì. Aspetta, no. Vediamo come posso usarla. Non lo voglio. Aspetta. Tagliere pesante. Ah, qui magari giusto girare e poi magari. No. Si vede nera spina. I ribelli potevano tenerla d'occhio da quassù.
Ci hanno sempre spiati, quei furfanti. Capito, ma... Uscia atroce. Cacassa di macchina con una sacca esplosiva intatta, protetta da una placca corazzata pesante. Avvolta da un cumulo di pasta esplosiva, la sacca può esplodere se colpita da un proiettile. Che devo far saltare in aria. Proviamo. No. A parte che qua serve Dario, e dammi un attimo questo posto di questo momentaneamente. Vediamo. No, ma adesso forse è inerme, ma secondo me ho fatto saltare in aria sta cosa. Così va via sta roba rossa schifosa, magari. E sto cercando, ma... Cioè... Non dice più niente. Ah, però con la ballista, forse con la ballista... Colpire qui, ma no. Colpire... Oh, caso, no, ma... Questa serviva prima. Serviva prima. Cos'è mappa? Cosa dice? Ispeziona il campo dei ribelli. Devo trovare qualcosa. Ma... Non sto trovando. Forse non ho guardato in un punto particolare. Cioè, qui si è fatta notte, voglio dire. Ma... Qui abbiamo visto... Cosa manca da vedere? Qui mi segna... No, ma questo... Torna qui, Aloy! Oh, che c'è? Come lo sciacallo, vabbè, raccatto... Ah, qui forse, guarda. Esamina cumulo. Rottami di macchine e pezzi di corruttore. Usati per gli override. I ribelli li stavano collaudando qui. Quindi le macchine morte sono esperimenti falliti? Ho capito. Forse. Quei vigliacchi. Avvelenarci per ridurci allo stremo. La diga. Puoi distruggerla? Darò un'occhiata. Era Esaminerò chiaro. La diga. Potrei scoprire un punto debole. Ma l'ho già scoperto prima. Era chiaro che bisognava farla esplodere. È proprio esposto quello. Aspetta. C'è la sacca esplosiva di una macchina dentro la diga. Basterebbe colpirla per far saltare tutto. Devo solo capire come esporla. Trova il modo di esporre la sacca esplosiva. Ma in realtà si vede. È lì. Scusa, fa vedere. Non serve a niente. No. Allora, con la ballista, guarda. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Così. Non basta contro la diga. Poi non basta. Madonna. Magari... Dov'è? Potrei tirar via una parte della diga
per esporre la sacca. Ah, qui, ecco. No, molla. Con questo devo colpire lì? Aspetta. Lì. Non mi sembra. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Forse da sotto. Non mi sembra. Fammi andare. Ci si può arrampicare qui? Sì e no. Cose strane. Aspetta. Potrei tirar via una parte della diga. Ho capito. Per esporre la sacca. Ma scusa. Non posso raggiungerti laggiù. Lassù, semmai. Ma no, non penso. Così. Ehi, non gli faccio nulla. Ah, quello. Trave robusta. Yeah. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Trave robusta. Magari lì serve la ballista. Sulla trave. Fa vedere. Guarda che. Ah, deve essere quella lì, ma non so. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Non. Non. Cioè, provo a caso, ma. Non gli faccio nulla. Cioè. No. No, la ballista serviva prima. Scende! Non è che magari devo. Potrei tirar via una parte della diga. Madonna. Per esporre la sacca. Cioè, se la smettesse un attimo, capito? Cioè, non è che ripeterlo, eh? Ti aspetto qui. Da qui, non so. Oh, datemi un bazooka, dai, risolviamo. Scusa, là c'era un serbatoio. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. A parte che non ho capito bene sta sacca, dove sia. C'è un serbatoio lì e chiaramente, ma ha detto che non funziona, scusa, eppure è esposto. Cioè, lo si vede, eh? Vedi, non. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Adesso tiro un ceffone. E se usassi. Scusa, aspetta. Figurati. Parte della diga. Dai, ripeto un'altra volta, non ho capito. Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. Ma. Ah, ma non lo stavo colpendo, non mi sembrava. Scusa, Cioè. Oh, c'è una barriera invisibile. Sì, va che le frecce rimangono. Sì, c'è una barriera invisibile. E. Come tiro via? Potrei tirar via una parte della diga per esporre la sacca. C'è un passaggio, non mi pare. Allora, dopo tanto girare, mi sa che ho capito, che si vede poco. Travero. Ah, ecco, non ho letto prima. Perché prima mi pare di averla. Potrei tirar via una parte della diga
per esporre la sacca. Prima mi pare di averla analizzata. Può essere spostata usando il rampino. Non ho proprio letto. Non ho potuto. Così è, eh? Ah, è vero. Ecco la sacca. Ah. Servirà un colpo potente per farla esplodere. Non posso farcela da sola. La ballista! Ehi, Ateca, puoi salire lassù? Spara un dardo mentre io tengo aperto. Un'arma ribelle contro una diga ribelle, certo. Ma... stai andando? Sì. Aspettiamo. E però scusa, c'è il serbatoio. Il serbatoio è esposto lì, cioè. Gran bel volo. Ah, ah. È fatta. Ma perché si erano accumulate le sostanze nocive lì? Quindi... Ateca? È finita. Dopo tutto questo tempo, niente più acque avvelenate, finalmente. Grazie, Aloy. Devo far ritorno nella spina. Vieni lì, se puoi. Meriti una degna ricompensa. Cioè, si erano qua tutte lì e piano piano si stavano distribuendo in quel fiume, ma... adesso avendo fatto saltare in aria tutto, diciamo, abbiamo liberato, abbiamo spurgato. Oh. Devo tornare a Neraspina. Sì. È un buon punto per planare giù. In effetti. Va bene, planiamo allora. Eccomi! Così, qui e da qui, opla. Ma non potevamo tornare insieme a lei, no? Qui l'acqua è già tornata pulita. Devo trovare Ateca. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La tua Benvenuta. Attenzione. Ha preso un marchio ed è convinto di poter sfidare l'indomabile. Chi vuole fare una partita a batosta? Che morte, al punto che non si distinguevano le Aloy, stavo raccontando le tue imprese alla diga. Nostre imprese. Eravamo insieme. È vero. Hai visto? Niente strozza sangue nella spina. Non finiremo più avvelenati. È come se per la prima volta dopo mesi sciacquassimo le ferite usando acqua pulita. E tu come ti senti, Zella? Pronta a cacciare! Sta calma, piccola guerriera. Ti devo una ricompensa degna delle tue imprese. Non riesco a pensare a nulla di più appropriato. Grazie. In qualsiasi posto andrai, Aloy, tu possa sempre volare sulle ali dei dieci. Che mi hai dato? Strozza sangue, missione completata. È la campionessa del capo. Due punti abilità. Distruttore Tenact. È un abito? Sì. Più 2 valore all'impatto. Più 1 valore con salute bassa. Rigenerazione e vigore. Vigore armi. Che elmo. Ma avevamo qualcos'altro? No. Però questo... no, questo a parte che mi piace esteticamente. Sì, potenzia il corpo a corpo. Ma se faccio... aspetta un attimo. Applica aspetto. Ma c'era? Cioè, se io tenendo questo abito faccio, non so, applica aspetto... ah, ho capito. Sì, sì. Beh, questo è una cosa non male. Cioè, se io ho un abito bello, capito, capito.
che voglio tenere come, solo come aspetto. Sì. Vabbè, non... No, allora, per quanto riguarda... potrei farlo, perché in effetti... Allora, quello che abbiamo adesso, a parte che non abbiamo... le bobine sbloccate, perché vabbè, va potenziato. Però potenzia praticamente l'attacco corpo a corpo. Ok. Un abito che ci servirebbe adesso... Questo rigenerazione vigore più carica valorosa migliorata, colpo critico, questo avevo potenziato di 2, vigore armi, colpo, resistenza alle trappole, bonus con colpo silenzioso. Beh, questo dà più vantaggi, è vero, però più che altro io mi viene da guardare più che i numeri lì sulla sinistra, che per carità sono utili, ma più che altro le abilità. Le abilità, secondo me, sono più importanti delle statistiche, fulmine, acqua, corrosione, eccetera, acido, eccetera. Quindi, secondo me, allora, è una cosa che hanno introdotto con l'ultimo aggiornamento. Io non l'avevo mai notato. Allora, potrei magari mettere questo... per le abilità, quindi vigore armi a più vigore, carica valorosa migliorata, colpo critico, eccetera. Però tengo, a me l'aspetto di questo mi piace. Quindi mi tengo l'aspetto di questo, esatto, anche se in realtà ho questo abito. Possiamo fare così. Bobine, plasme fulmine. Ah, vediamo se posso a sto punto, visto che sto usando questo... mettere delle bobine migliori. Bisogna isolante più 2, protezione a distanza, ma non è che ne abbiamo di così belle. Magari protezione da acqua e plasma. In effetti, sì. Acqua e plasma, mettiamo questo, dai. Diciamo così, risorse ne ho un po' da vendere in teoria. E armi, ne ho un bel po' di armi, ma no, a parte questo non abbiamo ricevuto, mi pare, nient'altro, vabbè. Così non è cambiato esteticamente nulla. E abbiamo infatti più vigore, che io lo uso di più, ovviamente. Dell'attacco corpo a corpo. Quindi, aspetta, un negozio. Noi stavamo facendo, volevamo fare poi questa. Risorse. Ok. Mostra un po' di dov'è? Qua. Vendi. Mizga, 1000 per questo. No, vendi, bobine, vendo quelle più, no, non questa, ok, questa, ok, risorse, ok, abbiamo rifatto i soldi, va bene, e andiamo da qui. Cadano sotto i tuoi di là, aspetta, ogni battaglia è una... usciamo da qui, sì. Ah, alla gara però io in realtà ho quella macchina che non è veloce, cioè lo scavazzanna di certo è meglio. Okay. Quanto riguarda velocità, vediamo, ci provo. Cioè, vediamo cosa mi dice più che altro la missione. Rupido lenti. È tornato. Allora.
Ehi, allora sei venuto. Ti mancavamo, eh? Volevo solo salutarvi. Ha corso perfino contro uno spinamorte per divertirsi. Sarà per questo che ha una maschera. Sì, nasconde le ferite. Di cosa parlate? Denti Rossi non ha ancora provato la pista. Forse perché ha troppa paura di perdere. Un giorno la sua fortuna finirà. A quel punto dovrà mostrarmi cosa c'è sotto la maschera. Nessuno ha mai visto il suo volto. L'ultimo che ci ha provato lo ha conciato male. E se ne ricorderà per tutta la vita. È stato un bellissimo momento. Non mi importa. Conta solo quello che si fa in pista. Per ora correremo senza di lui. Joseph, assicurati che abbia una macchina. Pare che questo Denti Rossi sia imbattibile. Vero, non è roba per novellini come te. Allora, sei dei nostri? Gareggiamo. Pronta. Vediamo, o ci assegnano una macchina loro, sarebbe meglio, mi sa di sì, sì. Ferrariete. Andiamo. Scontro. Com'è che era? Sai che non mi ricordo più. Aia. Recupera. Madonna. Era... Ah, ok, così. Aspetta, adesso ora che... Ma va via. Bussa via. C'era anche il turbo, se non erro. Freccia stordente. Sì! Ok. Questo... Potenza rampa. Ah, madonna. Attiva, vedi, attiva. Mi ricordavo che c'era il turbo. Poi c'è stordente. Ah, va via. Ok. Cos'è che è attivo? Ah, una mina. Ok. Via. Aia. Siamo secondi. Incredibile. Io volevo il turbo. Andiamo, no. Sì, ti abbatterò. Vai, l'ho stordito un attimo. Quello è il traguardo. Attenzione. Ah no, non è il traguardo. Vabbè. Ok. Avevo il turbo, Ci sia un altro calderone. Un altro calderone? No, non è il momento. Traguardo, dov'è? Voglio il turbo io. Via, andiamo! Via. Corriamo, turbo. Ehi. È il traguardo, maledizione. Oh. Coda lesta. È bello lungo, però. Non mi ricordavo. Taglio. Pettino. Questa era... No, dai, mi ha bloccato il po'.
No, mi ha bloccato il ponte. Andate via. Andate via. No. No, non l'ho preso. Beh, attenzione. Presa. Via, via. Corsa via. Madonna. Non hai scampo. Ah, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Oh, ce l'ho. Sono prima. Non male per una novellina. Forse riusciresti a vincere contro Denti Rossi. Sempre che non lo faccia io. Accomodati pure. Ax ha trovato una nuova pista del Clan del Cielo, a est del bastione. Vieni a provarla. Se voglio battere Denti Rossi, devo allenarmi con gente alla mia altezza. Vedremo. Se passo di lì, forse. Inizio ad affilare le frecce. Affila, affila anche i capelli. Ok. E mi ha dato un po' di roba. Ah, già che poi mi ha dato anche punti abilità. Aspetta. Candida lacrima, nuova gara. Abbiamo 7 punti abilità. Allora, completiamo questo. Ok, anche questo ramo è a posto. Ne abbiamo 1, 2, 3. 19 di 26, magari ci concentriamo su questo. Lancia punte. Sì, dai. Sblocchiamo tutto anche qua. Ok, e dov'è? Ah, mi aveva tolto roba. Ehi, novellina. Mappa. Missioni. Gare, candida lacrima. Beh, che è qui. Ok, io sono qui, dai, usiamo. No, è qua. Ok, era un bel po' che non facevo una gara, sì, però non so, io l'avrei fatta un attimo più vicino, non so. Vedi, mi aveva tolto cose. Ecco qua. Candida lacrima. Eccoti, bene. Speravo di vederti. Oggi avremo tra noi un ospite speciale. È vero, ci sarà Denti Rossi, giusto? Gli sarà giunta voce che ha una degna rivale. Vinci questa gara e forse il nostro campione in carica ti sfiderà. Dalle ciò che le serve, Ax. Senz'altro. Pronta a mostrarci quello che sai fare? Sì, sì. Gareggiamo. E comunque sono belli lunghi i tracciati, cioè, è un giro solo, ma via via. Hop. Allora, dammi queste, sono le mine. No, vieni qua. Ah, va giù. No. Ok. Ah, lì c'era il turbo. Non ho preso nessuno. Turbo, turbo. Mio. Opla. Vai, passato. Te ne sentirai, novellina. Ok. Sorpresa. No, senza munizioni. Attenzione. Presa. Ancora, vai, vai. Tanto si blocca. Maledizione. Yeah, andiamo. Il primo, dov'è il primo? Andiamo. Ah. Ok.
che recuperiamo. Ah. Yeah! Oh. Presa! Turbo. Ok. No, no, l'albero. Ma si può, no. No, aspetta. Ok, madonna. Via. Oh, oh. Sì. Aia. E il secondo. Aspetta. Madonna, che bordello. Non hai scampo. Via. No, senza munizioni. Oh, mi ha spinto. Mi ha spinto. Presa. Olè. Notevole. Ok, aspetta. Allora, andiamo. Turbo, turbo. No. No. Oh, però l'ho preso, vai. Casino, casino. Dai. No. No. Cos'è che mi blocca? Madonna. Deve esserci un altro calderone con i dati per l'override di quella macchina. Non è il momento. Andiamo! Aiuto. Oh, sono tutti qua però. No. C'ero quasi. Eravamo. Oh, però erano tutti vicini. Stavolta hai perso. Ma sono sicuro che saprai rifarti. Sì, 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 ci riproviamo, ci riproviamo. Cominciamo. E in due punti, se non mi bloccavo. Maledizione. Via, via. Opp. Ti è piaciuto? No, non l'ho preso. Ma guarda. Il fatto è che poi si blocca e... ok, e per riprendersi ci mette un po'. Sì, ti abbatterò! Così. Troppo lontano. Così, Ok. Ok. Aspetta. Salve. Vediamo se nel mucchio becco qualcuno. Ok. Ma vai però. Madonna. Sorpresa! Andiamo! No. Preso. Sta ferma. Terzo. No. Primo e il secondo non si vedono. Vai contro l'albero. Vai contro l'albero. Ah, vedi, ok, ok. Infatti vedendo lui. Devo andare di là. Aspetta. Aspetta. Ok, preso. Sorpresa! Oh, vado di qui, non saprei. No. Si capisce. Ma scusa, perché quarto? Madonna. Terzo, ah, eccoli lì.
che sono molto avanti. C'ho il turbo. Ok. Andiamo! Non l'ho preso. Vai giù! Ok. Ah, ho preso anche questo. Dammi il turbo. E qua. Dammi questa. Mine. Presa! Turbo. No. Madonna. Vai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ho fatta! Sì. Questa sì che è una vittoria sensazionale. Tieni, avvisami se ti viene voglia di provarci di nuovo. Ci divertiamo. Grazie. Bella vittoria. Ammetto che vedere scatenare in pista una tale furia è stato splendido. Oh, allora parli. Volevo dire agli altri che ho trovato una nuova pista a sud del deserto. Credo che sarà una gara più stimolante delle altre. Sempre se hai il coraggio di affrontarla. Parla uno che ha paura di mostrare il volto. Vedrai i miei demoni se io vedrò i tuoi. In pista, ovvio. Oh, mi vuoi sfidare ora? Quando sarà il momento. Non puntarmi addosso quell'arco senza usarlo. Che premura. Ci vedremo sulla pista. Va bene. Ok, quindi abbiamo 2 punti di abilità. Ok. Cotto d'argento e abilità, abbiamo detto. No, prendiamo questa. Ok. Quindi le gare. Sabbie ferme. Ok, andiamoci.